e che ha organizzato questo tipo di evento di cui sono molto felice appunto di poter partecipare. Avevamo ideato, Enea aveva ideato questo evento come un evento di gioia, un evento di festa, proprio perché il nostro gruppo da oltre 30 anni si occupa del supporto nel disbrigo delle pratiche amministrative rivolte appunto principalmente agli stranieri. Tante volte incontrano tante difficoltà, hanno bisogno di un supporto che sia molto serio, molto qualificato e professionale. Il nostro gruppo opera appunto con oltre 70 agenzie un po' in tutta Italia e su questo da oltre 30 anni. Enea è un nostro rappresentante molto importante qui su Milano e ha appunto organizzato assieme alla rete di relazioni che ha tessuto sul territorio questo evento che appunto volevamo essere sicuramente un evento di gioia, un evento di festa. Siamo però assolutamente felici di aver trasformato questo incontro invece in un momento di sostegno molto forte a quella che è la popolazione ucraina in tutto il mondo, quindi non solo in primis ovviamente in Ucraina per quello che sta subendo direttamente in prima persona, ma anche a tutti coloro che sono distanti e che soffrono allo stesso identico modo dei loro familiari, amici e parenti. Anche noi, che semmai non abbiamo parenti diretti, abbiamo però conoscenti, abbiamo amici, abbiamo clienti e quindi la nostra solidarietà va a loro in maniera assolutamente totale. Ci auguriamo con tutto il cuore che questa situazione venga risolta nel più breve tempo possibile, perché ha già creato dei danni enormi, in primis alle persone che li vivono. Quindi ci auguriamo assolutamente di poter invece ripetere presto questo evento, che sia veramente un evento invece di gioia e di festa. Ringrazio tutti i partecipanti, in primis ovviamente chi ha organizzato questo evento, chi ha partecipato, perché credo che l'unione di tante voci possa sempre assolutamente essere quel coro che può smuovere determinate situazioni. Noi ci dobbiamo credere, anche da lontano, anche da qui, anche nel nostro piccolo. Quindi sicuramente tutto quello che si potrà fare lo faremo. Grazie.